Spreca però l'occasione Flavio Cipriani. E qui vedete, poco da chiedere scusa in realtà. Rivediamo che cosa è successo. La palla del Romano, vedete il rimbalzo stranissimo della pallina. Pablo Anducaro, doppio fallo che però porta l'azzurro a regalare una palla break, la seconda a Pablo Anducaro. Pablo Anducaro che qui può portarsi sul 5-1. Spreca. Questa volta la palla di Andrea. Ed è break per Flavio Cipolla. Un game regalatogli da Azioni in questo ottavo gioco. E invece Cipolla di distrazioni se ne è concesse ben tre. E ora Anducaro ha la possibilità di effettuare un nuovo break, di portarsi sul 5-3, andare poi a servire per il primo set. È fuori. Altro errore di Anducaro. E qui Anducaro, tattica invece di da 0-30 siamo 30 pari. Qui la regia si concentra su Anducaro, andiamo sul totale del campo. Errore di Cipolla, 40-30. Gran servizio di Pablo Anducaro, rete la risposta di Flavio Cipolla e allora Pablo Anducaro si aggiudica il primo set 6-3, stava in totale la terza in questo secondo set, può portarsi addirittura sulla 3-0 il giocatore di Cuenca con due break di vantaggio. Quel punto per Cipolla diventerebbe davvero un'impresa a recuperare. Vediamo un po' che cosa combina qui il Romano. E bravo break all'inizio del match per l'Azzurro, la prima in questo secondo set. Grande. Sulla linea il colpo di Cipolla e arriva il break per il Romano. 3-1 dunque la situazione per Pablo Anducaro che spreca a tornare in parità, annullare la seconda. Secondo break di vantaggio a favore dello spagnolo, è fuori purtroppo il rovescio di Flavio Cipolla. Vedete qui, it's Roldan nel 92 e nel 93. Anducaro al servizio per il match. Deve ancora arrivare Flavio Cipolla, la strada è lunghissima anche se qui
Spagnolo, vedete, attaccato alla profondissima, è stato bravo su questa prima volley, bravo anche su questa seconda, prima di rovescio, la seconda di dritto. Vado a fare per Flavio Cipolla, 15-30, invece vedete 15-40, la risposta questa di Cipolla. Poi attacca con un grandissimo dritto e allora palla break per l'italiano, addirittura doppia palla break, due palle per il 5 pari per Flavio Cipolla. Fuori fondo, 191 km orari per la prima di servizio di Andukar, poco fa stavolta è fuori la... Flavio Cipolla, lottarne due. La palla di Andukar viene giudicata buona, Cipolla chiede l'intervento del giudice di sedia. Che cosa decide il giudice di sedia? La palla, vediamo un po', la palla viene confermata dentro, non ci sta Flavio Cipolla, vedete le proteste dell'azzurro, da qui non si capisce nulla. Flavio Cipolla che, vedete, protesta vivacemente, questo poteva essere 5 pari. Vediamo un po' se si capisce qualcosa da questa inquadratura. Da qui si direbbe che la palla è entrata, ha rischiato da morire Andukar, sembra proprio aver preso la linea, sembra dunque aver ragione il giudice di sedia. Polemiche dunque su questa palla, poteva essere il 5 pari e invece è parità. Vedete il segno del il segno di forza per Flavio Cipolla, polemico l'azzurro, ma adesso Pablo Andukar ha un match point dalla ripresa televisiva, sembrava proprio che la palla di Andukar fosse dentro, se dobbiamo essere onesti. Stavolta è fuori la prima di servizio dello spagnolo, dunque primo match point per Pablo Andukar. Dunque dal match point per Andukar si va alla palla break per Flavio Cipolla. Cosa ha sbagliato qui Andukar? Che cosa ha sbagliato lo spagnolo? 5 pari, da vedere, rivedere questo errore clamoroso di Andukar. Guardate che cosa ha combinato con il suo attacco di dritto. Questa palla era solo da appoggiare dall'altra parte del campo. 15-40, sono addirittura due le palle. Set fatto rispondere in maniera davvero incredibile da Cipolla. La linea qui il colpo di Andukar, thank you.
questa è la prima. Flavio Cipolla e dunque dopo un'ora e 54